I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Martedì 28 gennaio, buongiorno, buona mattinata amiche e amici di Casalotto, ben ritrovati in questo appuntamento, un appuntamento importantissimo perché è martedì e serata di estrazione, tra l'altro terminiamo con questa breve settimana perché giovedì sarà l'ultima estrazione, quindi questa sera affronteremo la penultima estrazione, sabato entriamo già in un nuovo mese, quindi è veramente importante seguire Casalotto, seguire quello che vi dicono i nostri esperti Lio e Marco. A tal proposito poi non mancheranno ovviamente le notizie per riempire il nostro spazio mattutino, vado a salutare colui che è qua con me stamattina, ovvero Marco, quindi buongiorno e ben ritrovato. Ciao, ciao Sheila, ben ritrovata, un buon martedì a te, un buon martedì mattina ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto. Ripeterò esattamente ciò che abbiamo visto ieri sera, ma anche ieri pomeriggio, quindi intanto un grazie ancora per le tantissime persone che hanno scelto di inviare, anche dopo gli svariatissimi scontrini di quelli che sono stati sabato, dei risultati importanti. Il ritorno del 5,90, il 14,90, insomma, tanta roba, poi li vediamo con calma, sapete che io la mattina ho un po' più di tempo e quindi inizierò proprio tra poco dal portale più atteso, proprio quello che contiene il gioco del 9 e il gioco del 90, faremo anche un resoconto di quelle che sono state 11 estrazioni, questa sera appunto 12esima, giovedì si chiude gennaio e poi per febbraio, beh ve lo diremo già nei prossimi giorni, qualcosa abbiamo già anticipato su quella che è la statistica ufficiale di questo mese, il prossimo che avrà anche un giorno in più, quindi aspetteremo tantissimo l'ultima estrazione di questo mese particolare perché tutto avevamo già conteggiato che il 29 cadrà di sabato, quindi quella sarà un'estrazione attesa particolare, insomma insolita sicuramente, vedremo che cosa riusciremo a combinare. Intanto chiudiamo un mese straordinario e apriamo appunto le porte ad un altro mese che è molto particolare. A te pochi secondi, vediamo quali sono gli argomenti e poi io corro di là perché poi tanto abbiamo mezz'ora per chiacchierare. Tra l'altro è stata una settimana molto interessante, quella trascorsa con le estrazioni, soprattutto giovedì e sabato, ma avremo modo di parlare. Allora, parleremo di lei, Diana del Bufalo, bella, brava, ex di Amici, si rifà adesso, si è ripresa dopo insomma la storia finita con Paolo Ruffini, la rivedremo per grande gioia di molti perché se lo merita in TV, esattamente su Italia 1, questa domenica insieme a Diego Batantuono, vi diremo in che cosa. Poi nella rubrica Cadde Oggi, ebbene sono passati tanti anni ma chi non la conosce, chi quando l'ascolta non prova comunque sempre delle grandi emozioni, We Are The World, e poi la smorfia, parleremo del numero 46, soldi, soldi, quello che speriamo stasera arrivino un po', dai. Beh, insomma, se va avanti per come sta andando il mese, devo dire, c'è veramente poco di che lamentarsi. Poi, insomma, estrazioni orrende, mesi magari meno produttivi, ci sono, ci mancherebbe altro. Però, insomma, va cavalcata l'onda, come si suol dire, nel momento in cui la statistica non si smentisce e soprattutto ci sono risultati più che tangibili. Quindi, insomma, è inutile star qui a raccontarla. Come già ho detto, noi adesso andiamo di là. Vi porto subito nel portale che contiene il terno con il 9, l'ambo e il terno col 90. Quindi, per questa sera sono le due tracce più interessanti attraverso le news statistiche. Andremo poi, magari la regia dopo ci rimanda durante la promozione, a vedere un po' di scontrini. Sicuramente ci sono una serie di ambi a tutte al primo colpo, ma quello che ha spopolato ancora una volta è per la sua terza volta, quindi occhio, non c'è il 2 senza il 3, il 4 viene da sé. Il gioco del 5,90
potrebbe non fermarsi a sabato. Però oggi abbiamo le idee chiare, quindi andiamo su quella che è la tecnica più importante per chiudere questo mese. Dritti in redazione e andiamo a parlare di news statistiche di Casalotto. Venite con me. Esatto, ci siamo, perché siamo ormai alla penultima estrazione del mese, dodicesima del nuovo anno, e intanto ecco che iniziano a passare un po', perché insomma il 590 è una di quelle robe che veramente migliaia di persone seguono. La nazionale non ruota di scorta, ma anche ruota in causa, ruota unica, perché è passato anche nel gioco del lambo del pagliaio il 590. Ricorderete pochi giorni fa quando vi dicevo è già arrivato due volte, ma lo cucchiamo per un'altra. E quindi devo dire che anche un classico scontrino, tipo quello di prima, dove la nazionale era ruota in causa, uno mette nazionale e tutte le ruote, e devo dire diventa un risultato straordinario, perché va a rappresentare una giocata minima, e sulla nazionale tipo questo, ecco appunto, un paio di euro sono poi circa 500 e avanti. Quindi insomma, ripeto, è la terza volta che lo cucchiamo su ruota, quindi già il 5,90 tre volte in questo mese, fate i conti, e siamo stati sabato all'undicesima estrazione. Quindi non è che abbiamo vinto solo questo, perché di roba ce n'è stata tanta. Questi sono quelli più, come amo dire, chiassosi. Allora, poi li vediamo con calma, perché anche appunto l'85,90 è al primo colpo di gioco su tutte le ruote, il 14,90 è al primo colpo di gioco, quindi estrazione straordinaria. Allora, dedichiamoci velocemente, perché sennò davvero poi perdo tempo e non lo voglio fare in questa prima parte. Parliamo di un ambo, un terno, quindi come sempre io e Lio cerchiamo di portarvi il minimo. Questo vuol dire o ci metto un euro in più perché magari ho appena vinto o posso farlo, altrimenti non ho delle grandi cifre. Per i nostri consigli serve veramente poco. I portali costano pochissimo, ormai lo sapete da circa 20 anni, da rete fissa e dai cellulari. Parliamo di due ruote su cui c'è una scommessa aperta, che sono Roma e Torino. In realtà ci sono altre analisi di 90. La scelta è sulle consecutive ruote basse, perché abbiamo occupato sabato tutte le alte, il 90 alla nazionale, il 90 a Bari, 9 a Cagliari, adesso andrà qua sotto. Quindi occhio a Roma-Torino, un ambo, un terno, un paio di euro. Sul 9 non vi dico nulla, c'è anche il terno secco con il 9. Magari diamo un'occhiata al volo, regia, alla statistica del mese, perché intanto sono già usciti in 11 estrazioni 9-9, 9-90, guardate che è tantissima roba, 15 ambi di figura 9 e ben due terni. Ora attenzione, vi si era detto che gennaio è un mese 9,90 figura 9? Eccolo qua, non ha ancora finito, quindi vi aspetto dopo il tasto 3. Margherita, prenditi la vita, vola via con lei sugli alisei. E la margherita stretta fra le dita, cresci insieme a lei, fiore che sei. Se la vita è quel che accade mentre fai altri progetti, fai un passo avanti tu, precedi, è inutile che aspetti. Il segreto come sempre è quello di andare avanti, di godere della luce e conservarla in infiniti istanti. Gioca Margherita, prenditi la vita, vola via con lei sugli alisei. Tienla Margherita, stretta fra le dita, cresci insieme a lei, fiore che sei. Gioca Margherita, prenditi la vita, vola via con lei sugli alisei.
tiene la margherita stretta fra le dita, cresci insieme a lei, fiore che sei. Così come è cominciata, qui finisce questa nostra canzone. Ora arriva il ritornello che contiene quel tuo lungo nome. Quel tuo nome lungo, lungo, ma anche molto, molto bello. Tra milioni di nomi il tuo nome è quello. Gioca Margherita, prenditi la vita, vola via con lei sugli alisei. Tieni la Margherita stretta fra le dita, cresci insieme a lei, fiore che sei. Gioca Margherita, prenditi la vita, vola via con lei sugli alisei. Tien la Margherita stretta fra le dita, cresci insieme a lei, fiore che sei. Se la vita è quel che accade mentre fai altri progetti, fai un passo avanti tu, precedi, è inutile che aspetti. Il segreto come sempre è quello di andare avanti, di godere della luce e conservarla in infiniti istanti. Gioca Margherita. Molto bene, eccoci qua. Allora, presenti, io ci sono, anche se insomma alla fine è una settimana che mi sono trascinata questo raffreddamento, ma d'altronde è un po' in giro. Marco è ritornato, adesso Lio è quello un po' più acciaccato, però insomma, comunque sta bene anche lui. Ce la passiamo qua giro. Dentro. Sì, secondo me sì. Allora, Elisa in rosa, la prima rubrica, come il mio maglioncino di stamattina. Eccola lei, che bella, per chi non la conoscesse. Lei è Diana Del Bufalo, arriva dalla scuola di Amici, è un'attrice ma anche una brava conduttrice. È stata per tanti anni fidanzata con Paolo Ruffini. La storia è finita e adesso lei è single e per dimenticare il comico livornese lo fa con Diego Abatantuono, ma a livelli ovviamente professionali, perché condurrà insieme appunto ad Abatantuono Enjoy. Lei ha 29 anni e si consola appunto con il lavoro, anche perché dopo Colorado non la si vedeva da un po' in TV. Sarà su Italia 1, inizierà domenica 2 febbraio, un nuovo programma di comici in prima serata, e lei stessa è stata ad annunciarlo sui social con una clip. E il programma in sé, diciamo che è composto da due squadre di comici che si dovranno sfidare, penso con, insomma, essendo un programma di comicità, non so, la squadra che farà più ridere per ogni... Contro Barbarella, è vero, perché la domenica è una grande guerra, tra lì, tra là, tra la 7, giusto? Sì, sì. E perché è ritornato il tuo amico all'arena. Beh, ma quello sempre lì è rimasto. Sì, no, però... È la D'Urso che gliel'hanno rimessa la domenica, che era questa spostata a lunedì, al martedì, insomma, è se vero. Non mi ricordo, e quindi devo dire un bel match. Insomma, vabbè, però quello era ormai diventato il programma di punta della domenica, non è l'arena, e quindi lo stanno massacrando di ascolti. Sicuramente
No, vabbè, sicuramente vabbè, non lo guarderò. Questo è un contesto, un programma completamente diverso da quello che è, non è l'Arena o, la, o non è la DURS. Allora, a parte lei che sicuramente è brava, carina, assolutamente mi piace, come, anche se poi mi ricorda molto la Cortellesi, dico la verità. Un come, pochino, sì, come comicità, non solo come fisicità, ma è proprio insomma il suo modo. Assolutamente sì, insomma Cortellesi straordinaria, una che le somiglia è un complimento. Vero, non credo vero. Sia un'emulazione, probabilmente lei è così, però somiglia molto. Quindi vero, vero. C'è qualcosa che vabbè. Comunque non amo generalmente. Allora, un conto è vedere Zelig, Colorado e allora lì mi piscio addosso, insomma, è proprio una roba che mi piace. I programmi mi fa venire un po' in mente, poi magari tutta un'altra storia. Tipo la Sai l'ultima, a me non piacciono per niente, perché sono delle barzellette trite, ritrite, riciclate, messe in bocca a dei comici che poi hanno delle capacità ben diverse. Io la trovo triste, ti dico la verità, è proprio la ricerca di quella risatina, cioè non mi piacciono, ecco, questo tipo di programma non è il mio genere, poi magari questo è tutta magari un'altra non storia. Ma sarà così, dai, enjoy. Questo però è sai, il se c'è una gara tra comici, voglio dire, la gara è chi fa ridere di più. Sì. Sì, però, insomma, un conto è un comico che ha un suo messaggio, poi molte volte sono aiutati dagli autori, tante volte se li scrivono da soli i testi. Dai, ma non sarà un clone di la, della Sei l'ultima, non penso. Ah, spero non gli vediamo, schiaffino in bocca, dai. Ecco, delle robe così dozzinali, come insomma delle battute così stupide, giusto per fare, come era la Sei l'ultima, che a me non è proprio mai piaciuto. Perché era stupido, insomma, poi ne sono usciti di comici da lì, e beh, insomma, capacità ben diverse, quindi sicuramente tanto di cappello, però in quell'occasione era tutto un po' tirato fuori con le pinze, ecco, poco spontaneo, poca personalità di chi la raccontava. Magari scopriremo di più nel seguirla sabato pomeriggio, perché sarà ospite a Verissimo da Silvia Tofanin, dove appunto racconterà, io spero più, la sua vita professionale che quella sentimentale, anche perché Ruffini è un ragazzo, un uomo comunque sempre stato riservato sui social, lei anche, quindi non credo, magari vorrà chiarire determinate cose, visto che c'è un po' di bufera? Beh sì, lui non si è comportato tanto bene nei confronti di lei. Sì, qualcosa ho sentito. Quindi, però vabbè, dopo la vedremo sabato e poi domenica se volete vedere un programma diverso e nuovo. Detto ciò, Marco, poi qui, poi We Are The World, ripercorreremo la storia di questa canzone che è bellissima a ogni tempo, a ogni anno che la si ascolta. Certo che hanno perso i VIP cosiddetti, ogni freno inibitore, cioè raccontano veramente anche di che colore era la cacca alla mattina, cioè, li trovo, non lo so. Non cioè, tutti, No, beh, però la, loro insomma, la per televisione esempio è piena di personaggi, cioè veramente adesso è di moda, che mettono a nudo cose che sono talmente personali, che vanno dalla disgrazia di turno all'amore finito male, ma sai che non mi piace, ti dico cioè, la verità. Chi vuole e chi non vuole. È ovvio, però, se non vuoi, non, nessuno di te saprà nulla, ci mancherebbe altro. Questo tipo di esposizione è sempre ricercata. Però è un po' come il match Marini-Rusic, no? Sì, che tu hai seguito. Ma non è che l'ho seguito, cioè mi ci sono trovato in mezzo, quindi. Sì. Ma è di una tristezza, secondo me. Cioè, dover chiamare poi il diretto interessato per vedere se chi ha ragione delle due. Cioè, io lo trovo tristissimo, che ti devo dire? Anche in questa cosa qua speriamo sabato poi la Tofanin invece non cada così in basso. No, cioè, ci sono delle robe, no? Per cui i vari tradimenti, il perché le storie finiscono, che sono del tutto personali. Certo che se poi decidi di spiattellarli sui social è ovvio che poi ti ritrovi dentro in quel circo mediatico. Io lo trovo triste, che ti devo dire? Cioè, la vita privata è una roba e quello che fai poi in televisione o insomma nel mondo del è un'altra. Il mischiarli, non lo so, non mi... Loro sono stati bravi, Una delle poche coppie che non hanno mischiato, sono stati riservati, si sono tenuti la cosa in qualche maniera... Ne hanno parlato fuori gli altri, ovviamente. Sì, il mio non era proprio dedicato a loro, era in generale, perché appunto hai toccato il punto social di sta roba qua. Non lo so, la trovo un po'... Però tanti sì. Sì, non vedono l'ora. La maggior parte. Però è proprio una schifezza. Io lo trovo triste, che ti devo dire. Poi è la mia idea, che non vale niente. Però, insomma, fai il tuo senza lavoro. Senza fare nomi, senza fare esempi, ce n'è centinaia, ce ne sono veramente tanti. Insomma, esatto, non è che tiriamo fuori, appunto. Va bene, andiamo avanti, dai.
Vado? Vai, vai, sì. Allora, vado, io guardo il tempo, le linee, c'ho tutto e allora andiamo a parlare di un lotto flash che è la seconda possibilità. Quindi a livello tecnico, prima abbiamo parlato del terno con il 9, l'ambo e il terno col 90, quindi rimaniamo in quel pacchetto importante che rivediamo. Prima di salutarci io in 2 o 3 minuti riesco ancora ad aprire le linee delle news statistiche per chi non ce l'ha fatta, perché insomma dopo le vincite ancora di sabato con quei 2 meravigliosi 90 e quel fantastico 9, vabbè, andiamo avanti. Io poi parlo tanto, l'ho fatto anche ieri, del 5,90 perché è un ambo che ha davvero regalato ancora una gioia. Anche gli altri sono vincite, quindi un ambo da una parte e un ambo dall'altra valgono uguale, però ci sono alcuni di questi numeri che ci piacciono di più. Detto questo, noi adesso andiamo a parlare di 3 ambi, quindi il totale di Lotto Flash sono 3 ambi. Io ho scelto di scrivere i 3 ambi più attesi perché lo sono a tutti gli effetti. Scoprirete, quindi tra poco andiamo di là, apro le linee, non vi annoio, vi ricordo che appunto è Lotto Flash, quindi piccola cifra per averlo, parleremo di 9,90, quindi aspettiamo l'ambo 9,90, non ci sono abbinamenti, quindi è lui uno degli elementi più attesi stasera e giovedì. E in un mese dove 9 volte è arrivato il 9, 9 volte è arrivato il 90, ci sono già stati 15 ambi di figura 9 e 2 terni, e beh, il 9,90 è la ciliegina sulla torta, quindi questo è un momento importante, 2 volte. Poi entrando in febbraio è ovvio, andremo avanti a seguirlo, insomma lo analizzeremo, però questo è un momento davvero storico per usarlo bene. Quindi 9,90, poi c'è un ambo con il 9 e un ambo con l'88, tutto qui. È una tris d'ambi tra i migliori in assoluto tra oggi ed eventualmente giovedì. Sono proprio 3 ambi che giochiamo oggi, giovedì e poi li buttiamo via. Venite con me. Molto bene, allora massima attenzione, c'è un piccolo errore, poi lo correggiamo perché non è 8 ma è 88, ma non importa. Intanto è andata benissimo appunto sabato, poi li rivediamo con tutta calma, ma come vi ho già detto appunto dallo studio, una volta in redazione vi volevo dire 89, 22, 77 è l'8 flash, quindi sempre piccola cifra da rete fissa, piccola cifra dai cellulari, il tasto 3 è quello che vi serve per avere questa tris di ambi. Sono 3 ambi secchi, quindi non potremo mai fare con questo contenuto né il terno, né la quaterna, né la cinquina, quindi sappiatevi regolare, ma sono 3 ambi tostissimi, cioè l'ambo 9,90, dove lo aspettiamo? Lo scoprite qua. L'ambo con l'88, dove lo aspettiamo? Lo scoprite qua. L'ambo con il 9, dove lo aspettiamo? Lo scoprite qua. Tutto qui. Giocare 3 ambi è una roba che possiamo fare tutti. Abbiamo vinto solo il 5,90. Metteteci un paio di euro, altrimenti a suon, di 1 euro è più che sufficiente. Il nostro invito è sempre di usare estrema moderazione. Ci piacerebbe dopo 22 anni darvi qualche garanzia in più. Vabbè, insomma, noi lo ricordiamo stucchevolmente tutti i giorni che il gioco del lotto è una cosa complicata. Da grandi appassionati ci occupiamo di calcoli, ma da lì a dire che appunto sicuramente andremo a vincere, e vabbè, ne passa. Però poi vediamo e viviamo insieme appunto ormai da più di 22 anni questo tipo di consiglio. Ora attenti, non mi rifaccio, dovrei fare le capriole perché sabato è andata benissimo. No, siamo ovviamente io e Lio felicissimi di avervi portato ancora un consiglio che ha super funzionato. Andiamo avanti perché ci sono ancora tante possibilità. Adesso sto zitto, la pagina l'avete vista, il 9,90, l'ambo con l'88 e l'ambo con il 9, su cui nulla vi svelo, li trovate ora al tasto 3 dell'89 22 77. Run, 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 run
riprendiamo la nostra puntata, proseguiamo e andiamo avanti con la seconda notizia. Che cosa accadde oggi? Mi fa piacere perché magari molti di voi non sanno veramente la storia di come è stata realizzata questa famosissima canzone We Are The World. Noi oggi ve lo ricordiamo, dato che è anche la ricorrenza. Dunque, tutto nacque da un'idea del re della musica caraibica, Henry Belafonte, che pensò di coinvolgere altri colleghi, e li vediamo qua in foto, per raccogliere risorse da destinare alla popolazione etiope colpita da una grave carestia. In mente aveva il modello del 1984, Ben Haid, e il singolo inglese Do They Know It's Christmas. A farsi carico del testo e della musica furono allora il giovanissimo 27enne Michael Jackson e Lionel Richie. In veste di produttore il geniale Quincy Jones, già produttore di Thriller di Jackson, l'appuntamento venne fissato, pensate, per le ore 21 del 28 gennaio, la stessa notte degli American Music Award. Qui un po' alla volta si radunarono. La foto, insomma, sono piccolini, ma vi dico i nomi che c'erano: Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Kim Carnes, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Paul Simon. In tutto furono 45 gli artisti che si alternarono tra solisti e voci del coro. Con loro tre giornalisti della rivista Life, iniziò una maratona notturna che durò, pensate, quasi 12 ore di registrazione, terminate la mattina seguente alle 8 del mattino. Questa è la storia di We Are The World. Per chi magari non lo sapesse, era bello anche, insomma, ricordarlo. Meraviglioso. Beh, sicuramente la pelle d'oca ogni volta che se la si ascolta. È vero, è un evento storico e probabilmente è anche unico nel forse, suo genere. Credo. Sì, così sì, tanti sì. Artisti tutti insieme. E beh, fu una roba pazzesca, infatti ancora oggi, insomma, si ricorda. Mi piace molto quando ricompare il video, dove appunto insomma, si rivedono, molti di quelli non ci sono più, però insomma, davvero, purtroppo. Un pezzo. E sono 35 anni fa. L'85? No, 84, 85. 35 anni fa. Tanta roba. Sono veramente tanti. Mm. È bello perché è una canzone che andrà avanti in tutte le altre generazioni, quelle dopo di noi. Beh, insomma, però anche il momento storico e il significato storico della stessa, beh, insomma, tanta roba. Bello, bello ricordarla. Parleremo del 46, che il 46 è associato ai soldi, ai soldini, ma tra poco, perché in questi 9 minuti Marco ha l'occasione di andare ancora una volta in redazione. Guarda, ma io cercherò di essere veloce, perché ok, ancora qualche chiacchiera in studio, però ve lo dico prima, io adesso voglio aprire e avrò proprio 3 minuti esatti una volta in redazione, quindi lì davvero non chiacchiero, perché i classici di Lio e di Marco, e sono un po' gli storici che avevamo già ricordato alla fine del 2019, voler riproporre per il 2020, e qua devo dire che di risultati con Lotto Segreto e Lotto Planet, con l'aggiunta dell'Unione fa la forza, quindi sta diventando ormai un portale. No, poi il numero di telefono, insomma, quello cambia in base a quello che ci viene dato, ci interessa poco, stavo parlando come contenuto molto importante, e lo vedremo, perché il 2020 sarà caratterizzato, lo avevamo già detto, come anno pari, da alcuni ritorni di fiamma, e devo dire che di risultati in queste prime 11 estrazioni, come ricordavo poc'anzi, tra Lotto Segreto, Lotto Planet, e vi ricordo che uno dei 5,90 su ruota al primo colpo, uno dei tre, lo abbiamo vinto anche così, quindi in realtà in quell'occasione era stato vinto da 3 servizi diversi, vuol dire che ne eravamo più che convinti, altrimenti per noi sarebbe più facile in ogni portale buttare dentro un po' di roba e quindi poi quel che arriva commentiamo. Non funziona così, chi ci conosce lo sa bene, spesso capita di riutilizzare condizioni e numeri identici, e molto spesso capita che quella roba lì la si è vinta al primo, al secondo e pure al terzo, perché è così, punto. Allora, andiamo di là, vi dirò solo qual è il numero del portale, che oltretutto è uno di quelli a basso costo: Lotto Segreto, 2 ambi, Lotto Planet, 1 ambo, 1 terno, e poi chiudiamo con un fantastico 88-89, questo è un ambo che manca all'appello, all'interno dell'Unione fa la forza. Venite con me.
Molto bene, e allora come ho promesso vado veloce perché io poi mi voglio tenere 2 minuti prima di salutarvi per riportarvi al 9 e al 90 dallo storico portale, ma sono tante le amiche che sanno bene che cos'è l'otto segreto, Napoli-Palermo due ambi, l'otto planet, Torino-Venezia un ambo interno e occhio all'ambo 88-89 dall'Unione fa la forza. Questo è tutto, il ricordare volutamente 1998, insomma qualche annetto per questo tipo di traiettoria è passato, risultati tantissimi, nel ricordare i tanti risultati è ovvio che vi devo ricordare anche che non sempre abbiamo vinto l'ambo interno, ma sono sistemi che funzionano, tasto 3 per voi in un portale più che economico, vi aspetto con l'io. Ovviamente aperte del portale precedente, quindi chi c'è ci rimanga. Voglio chiudere però in bellezza perché qualcuno magari in questa mattinata non c'era alle 9.50, dove con l'895095 vi ho raccomandato il terno secco con il 9, l'ambo e il terno con il 90. Lo chiudiamo bene questo mese, tra stasera e giovedì si chiudono i giochi di un mese straordinario, da adesso 2 minuti, poi 2 minuti ci ritroviamo in studio, commentiamo l'ultima notizia, ma lì poi ci dobbiamo salutare. E allora occhio, perché questa sera ci aspettiamo tanta roba. Intanto vi aspetto dopo il tasto 3. Concentration, heart is just our nation, waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom, dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, use your wisdom. Black Panther. Black Panthers, free at all. Ultimi minuti.
smorfia, attenzione, parliamo di smorfia, sognare, il 46 porta i soldi, andiamo a vedere il significato. Intesi in ogni forma, siano essi monete, banconote, gettoni d'oro o qualsiasi altro tipo di oggetto che abbia un notevole valore economico. Sognare i soldi in generale vuol dire ovviamente desiderare di disporre degli stessi. Se nel sogno qualcuno ci priva dei soldi, è possibile che qualcuno stia minacciando un aspetto importante della nostra vita o comunque qualcosa al quale diamo un grande valore sotto qualsiasi punto di vista. Sono legati al 46 anche episodi quali la perdita del portafoglio, una vincita al lotto, una ingente eredità. Quindi se stanotte, cioè lunedì ieri sera, insomma, avete sognato soldi, può essere che se oggi andate a giocare i numeri del lotto, potete anche, chissà perché, magari una bella vincita. Ruote dei sogni sono Bari Venezia, questo insomma esatto, lo ricordiamo, bravo, da sempre, poi insomma diventa anche divertente. Ecco, non stiamoci troppo attaccati perché sicuramente servono, però insomma a volte alcune persone per i soldi ne combinano di ogni, quindi insomma usiamoli per quel che ovviamente servono, a tutti fa piacere, ci mancherebbe altro, non sono un ipocrita, però c'è gente che davvero è veramente troppo attaccata ai soldi e insomma, la vita è secondo me altro. Certo, per vivere bene, meglio e togliersi dei capricci, insomma i soldi non fanno mai male, però poi insomma anche quando ce ne sono pochi si può stare bene lo stesso, insomma la vita è un'altra storia. Vero. Se non ci sono è un'altra storia ancora. Allora, vero. Insomma, lo so però, ma diciamo una persona media, oh, è la cosa esatto, più bella, perché poi i soldi portano solo rogne e guai quando guarda sono tanti. Guarda che ci sono persone tristi, hanno anche disgrazie, chi ne ha tanti Io di soldi. Persone che ne hanno tanti di soldi, ne ho incontrate tante nella mia vita. E di cose brutte capitano anche a loro. La felicità è pura apparenza, magari bellissime case, qualche oggetto di valore, però poi li vedi sempre, gli manca quel qualcosa. Ecco, e quindi che credo che sia meglio cosa, passare la vita a lottare, no, per ambire ad avere quella cosa, poi magari non ci arriviamo neanche, ma insomma almeno ci siamo un po' più divertiti. 20 secondi, vero, dobbiamo salutarci. Per ricordare che noi torniamo tra poche ore alle 14.30 in diretta per l'ultimo pomeriggio e poi stasera incrociamo le dita già per ora. Per esattamente, voi. Brava, ci rivediamo alle 14.30, questa sera pezzo forte della giornata, 12esima estrazione del nuovo anno e nel dettaglio penultima del mese di gennaio. In bocca al lupo, mi raccomando, più tardi presentatevi qui alle 14.30 e poi ancora alle 20. A dopo, ciao! Grazie Marco, ciao!